Per chi ci ascolta in diretta, oggi è il 23 agosto 2019, sono le ore 10:20. Letteralmente Radio by Yoga Network, radioyoganetwork@gmail.com, perché Letteralmente Radio è una radio con tante radio dentro. Oroscopo del 23 agosto. Ariete. I nati sotto segno dell'Ariete devono prepararsi a una giornata votata soprattutto sul denaro e sugli affari. Il vostro solito istinto, infatti, in questo venerdì sarà rafforzato dall'influenza delle stelle. Approfittatene per tuffarvi su alcuni investimenti. Occhio però a non sperperare il vostro denaro. Buone notizie in arrivo in amore. Toro, amici del Toro, in questo fine settimana sarete pervasi da una bellissima sensazione di tranquillità. Grazie alle stelle, infatti, vi metterete alle spalle alcuni cattivi pensieri che vi hanno assalito negli ultimi giorni. Approfittate di questo venerdì per fare qualcosa di particolare, qualcosa che non avete mai fatto e che vi faccia distrarre ulteriormente. Buone notizie in arrivo sul lavoro, grazie all'influenza del sole sul vostro segno. Gemelli, per i gemelli si apre un weekend molto importante e delicato, durante il quale alcuni nodi nel rapporto con il partner verranno al pettine. Siete convinti che la persona che dice di amarvi in realtà vi stia nascondendo molte cose e quindi volete fare luce. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di ricorrere al dialogo e di non andare per forza allo scontro. Cancro, amici del Cancro, qualcosa sul lavoro non vi lascia tranquilli. Siete convinti che non riuscite a esprimervi al massimo delle vostre potenzialità e che il motivo sta tutto nell'atteggiamento di qualche collega che farebbe di tutto per oscurarvi. Ultimamente state pensando di cambiare professione, ma è meglio aspettare l'arrivo dell'autunno per qualsiasi drastica decisione. Leone. Il leone invece aprirà il suo venerdì con una bellissima notizia che gli garantirà uno splendido sorriso per tutta la giornata. Del resto, amici del leone, vi sentite molto in forma e siete vogliosi di divertirvi e di non pensare troppo al lavoro. In questo giorno, se siete single, ci sono buone possibilità di fare nuove conoscenze oggi. Vergine, quanto nervosismo per voi, i nati sotto il segno della Vergine. C'è qualcosa nella vostra famiglia che non vi lascia tranquilli. Il comportamento di una persona cara non vi va giù e avete deciso di parlargliene. Peccato che dal dialogo non sia scaturito nulla di interessante. Cercate di capire le sue ragioni, però prima di scontrarvi a viso aperto. Bilancia, quante buone notizie in amore per la bilancia. Per quelli tra voi che sono single, in questo venerdì sono in arrivo buone notizie e soprattutto si apre una fase di nuove conoscenze e voglia di buttarsi. Chi di voi è in coppia, invece, approfitterà di questa giornata per stare in intimità con il partner, lontano da occhi indiscreti o dalle distrazioni della solita routine. Scorpione, amici dello Scorpione, finalmente siete in ripresa. Non è un periodo facile quello che state affrontando, ma sorprendentemente state reagendo bene. Voi stessi eravate convinti che avreste vissuto alcuni cambiamenti in modo tragico e invece vi siete resi conto di quanto siate forti. Continuate così e scatenatevi sul lavoro, grazie alla vostra infinita preparazione. Sagittario. I Sagittari in questo venerdì saranno molto nervosi, soprattutto perché alcune persone che si dichiarano amiche in realtà vi fanno una doppia faccia. Iniziate a tagliare i rami secchi, senza remore o pentimenti. Vedrete che starete subito meglio. Le stelle vi consigliano di non trascurare nemmeno l'aspetto economico. Il
Capricorno. Il Capricorno è in formissima. In amore tutto procede a gonfie vele. Sul lavoro, specie per chi di voi sta vivendo da poco una nuova esperienza professionale, i presupposti sono ottimi e fanno intravedere una rapida crescita. Dalla famiglia arriva qualche grattacapo, soprattutto a causa di alcune persone troppo possessive, ma riuscirete a sopravvivere. Acquario. Per l'acquario è in arrivo un venerdì difficile da affrontare. Un po' di noia, mista a qualche preoccupazione di troppo, vi farà passare la voglia di affrontare la solita routine. Vi manca l'entusiasmo e forse anche un po' di autostima. Lavorate su voi stessi, ma dedicatevi anche al partner, che ultimamente si sente un po' trascurato. Pesci. Avete vissuto momenti migliori. Voi dei pesci, ma non vi lamentate come vostro solito. A lavoro non fate che accumulare stress, anche perché troppi colleghi fanno affidamento sulle vostre qualità. In amore, alcuni atteggiamenti dei partner vi hanno reso sospettosi. Le stelle vi consigliano però di far finta di niente al momento e di studiare al meglio l'evolversi della situazione.